riguardo il personale, e siccome il segretario generale so che è un conflitto, il segretario generale che oggi ha la delega all'Inter della gestione del personale, in quanto dirigente, ha un impegno, quindi magari sul personale, se volete, facciamo magari prima parlare il segretario, poi continueremo la discussione. Ma io aggiungo semplicemente questo, do delle date per fare un indirizzo corretto. Nel 29 marzo 2007 la Giunta incaricò Agile di sviluppare il piano industriale di quella che poteva essere la città di Salamini. 29 marzo 2007. Con successiva delibera del Consiglio Comunale il 17 dicembre 2007 venne approvata la prima bozza dello statuto, che poi si formalizzò con l'ultima definitiva bozza il 22 dicembre 2008. Da questo sono fatti una serie di interventi relativi a l'ipotesi di autoproduzione, non ipotesi, in ogni ipotesi la negoziazione diceva chiaramente che sarebbero stati trasferiti dagli italiani servizi alla domanda dei servizi, quindi la valutazione di autoproduzione dei servizi che è previsti dallo statuto. Da lì siamo poi, appunto, come è stato ricordato, abbiamo raggiunto una delibera di indirizzo del 32 2009 e nel 31 agosto di quest'anno abbiamo proseguito questo percorso ponendo come data operativa il 1 ottobre per trasferire i due servizi che sono il patrimonio e il verde. Quindi è la continuazione di un percorso iniziato nel 2007 che correttamente anche su indicazione del voto del Consiglio Comunale, perché ripeto, la norma chiaramente dice che lo statuto deve prevedere di queste società corporali i servizi che poi effettivamente vanno trasferiti, si sta procedendo. Io però adesso chiudo velocemente qui, la lascio al segretario generale, il dottor Giacomo Rossi, allora facciamo così, rispondo magari alle due cose più meno legate al personale. Allora,